Mentre in Napoli i francesi mantengono soltanto il possesso delle fortezze, Castel Sant'Elmo, il Monte e quindi Castel dell'Ovo, però di fatto Napoli è riconquistata. Finita la riconquista, Ruffo chiama immediatamente il sovrano e gli dice: caro, cara maestà, io ti riconsegno il regno, per cui vieni a Napoli. E addirittura il sovrano nicchia un po', perché non aveva ancora, non era ancora sicuro, c'erano le fortezze in mano ai francesi. Poi la situazione si normalizza e inizia la restaurazione. Ecco, la restaurazione è la fase un po', come dire, più critica di tutto del processo del 1799. Subito ci furono due orientamenti. Da un lato c'era il cardinale Ruffo che voleva impiegare la clemenza, dall'altro c'era la corte borbonica, in particolar modo la regina Maria Carolina, ma soprattutto Nelson, che volevano la legge del tagliore. Soprattutto la Hamilton. Purtroppo la Hamilton, poi sempre lì. Alla fine prevale la ragione della corte, anche perché Ruffo, che cerca di opporsi, corre il rischio di essere arrestato. Addirittura ci sono delle lettere in un carteggio in cui la regina intima ad Acton di mettere gli arresti il cardinale Ruffo, perché si opponeva a questa soluzione. Ruffo, diciamo che in cuor suo ci sperava di fare Ruffo il primo ministro. Sperava anche di avere un ruolo anche nella ricostruzione, cosa che non avverrà. La corte gli ha preferito i rapporti con l'Inghilterra. Tant'è vero che cosa succede? Ruffo viene promosso, però c'è il famoso detto latino, promoveato, rutta moveatro, cioè viene promosso ad una carica un po' importante, però praticamente vuota, e quindi dopo qualche tempo lui abbandona il Regno di Napoli e torna a Roma dal Papa. Nel frattempo si concretizza la restaurazione con le famose giunte di scrutinio, che mettono a morte, dopo regolare processo, 99 persone. Sono quelle persone di cui parlava Luciano prima, che noi troviamo, i cui nomi stanno in piazza dei Martiri. Qui c'è buona parte della nobiltà napoletana. Diciamo dell'intelligenza napoletana. Cioè, ci sono delle famiglie importanti, ci sono i Colonna che stavano pure a Roma e che hanno espresso il Papa. Poi c'era, come si chiama? Allora, c'è Pignatelli, D'Agnese, i Riario, c'erano le famiglie più importanti. Cirillo, Pagano, Monora, Pifendel, Fonseca, sono tutti quelli che abbiamo imparato, di cui dove abbiamo imparato anche a scuola. Ci sono due donne, una era la Eleonora Pimentel Fonseca e l'altra era la poveretta di Luisa San Felice, che col 99 c'entrava con i cavo che a merenda, che era la donna che aveva molte aderenze, molte conoscenze, era un po' incerta su a quale uomo dovesse accordare le sue grazie. Nello stesso tempo frequentava un borbonico e frequentava un giacobino, quindi era un po' confusa, diciamo così. Alla fine viene messa a morte dopo la pantomima della finta gravidanza, ma questo è un altro capitolo che magari rientra più nel gossip, diciamo così, che della storia. Fatto sta che vengono messi a morte 99 persone, all'ammiraglio Caracciolo. Tenete presente una cosa, la reazione sicuramente è stata dura, però erano dei dirigenti che imponevano qualcosa, perché lì si era trattato di un'invasione di un regno e di alto tradimento, l'instaurazione della Repubblica al posto della monarchia, quindi non è che stiamo parlando proprio di pizza e figli, insomma. Io non voglio giustificare assolutamente la reazione borbonica, che avrebbe potuto avere sicuramente una blandizia maggiore, però le leggi dell'epoca erano quelle, quindi vennero applicate in maniera ortodossa. Però c'è un ragionamento da fare, e qui io entro un po' in contrasto con la modalità storiografica dominante, e l'ho scritto anche a chiare note del libro. Noi abbiamo da un lato questi 99 martiri, no? Della Repubblica Napoletana. Ma ci siamo mai divertiti a contare quanti sono stati morti dall'altra parte? Perché noi da un lato abbiamo 99 persone che vengono decapitate in Piazza Mercato, oppure sulla nave, come è successo a Caracciolo. Dall'altra parte abbiamo centinaia e centinaia, abbiamo migliaia di persone. I francesi a Venafra, a Boiano, a Sulmona. Molte delle quali, senza nomi, queste persone, senza nomi e cognomi. Io ancora oggi stiamo facendo un lavoro proprio sull'alta terra di lavoro e scopro attraverso i libri mortuori, proprio oggi diceva Claudio Saltarelli, delle persone che sono state uccise dal furore gallio, come scrivono i parroci.
E noi vediamo dall'altra terra di lavoro, ai Solalini, il 12 maggio 1799, vengono messi a morte, vengono uccise dai francesi 537 persone, di cui 350 che si erano rifugiati a pregare nella chiesa di San Lorenzo, vengono scannati come gli animali nella chiesa. Ci sono delle cronache che fanno rabbrividire, cronache di autori contemporanei. Il fiume Liri, che passa di Solalini, formando quella bella cascata, rosso per il sangue, diventa rosso per il sangue del Versailles. Ci avevamo parlato di 537. Quando oggi, quando qualche tempo fa, e quando oggi purtroppo ancora, l'ISIS, no? Fa quegli attentati dinamitardi e mette a morte 30-40 persone, noi guardiamo con raccapriccio. Lì stiamo parlando, signori, di 537 persone, di cui 350 sono nella chiesa. La chiesa, soprattutto eliminavano, perché il sacchino.